Ahí está. Quietos. ¿A dónde vas? ¿Qué buscas aquí? Contesta. ¿Qué diablos pasa? Non ti preoccupare. Non è successo niente. I miei uomini hanno liquidato quel piccanaso. Come vuoi. Così la finiamo prima. $100,000, esattamente la quantità che la banda di Jim Norton ci rubò l'anno scorso. Mettilo pure in cassa. Bene. La Compagnia Nazionale delle Miniere vi è molto grata, Django Reagan. Un momento. Kit Freeman era sì il braccio destro di Norton, ma certo questo non prova niente. Dopo il colpo la banda si disperse. Gli uomini della banda erano in sei. Logan, Huster, Freeman... Questi sono stati immediatamente raggiunti e giustiziati dal nostro bounty killer. Pardon, volevo dire dal signor Reagan. Restano perciò Buck Dago e Sam Lister. Il capo, Jim Norton, fu ucciso a Topeka. Jim Norton aveva un fratello gemello. Un bravo uomo, a quanto si dice. Probabilmente saprà qualcosa. Sappiamo che vive nel Montana. In questo caso... Dovrò ritrovarlo perché abbiamo la certezza che questi $100,000 siano della compagnia mineraria. Attenzione, Reagan. Le leggi del Montana considerano i cacciatori di banditi come voi alla stregua di comuni assassini. Poco male in un paese dove c'è la guerra. La guerra? Sì. Chiamatela come volete, ma da quelle parti allevatori e coloni si ammazzano. Bruciando e distruggendo senza tener conto di alcuna legge. Coward.
deadly morning, the eye of the devil will burn like the sun in the sky, and men they will run or they'll die. Finalmente, sceriffo Coleman. Vi stavamo aspettando da ieri. Credevamo che non veniste più. Quelle carogne dei vaqueros hanno deciso di linciare subito il povero Bill. Accidenti, se non ci affrettiamo, non arriveremo in tempo. Finiranno per impiccarlo. Andiamo, presto. Dobbiamo dare una lezione a quei farabutti. Il mio fucile. Sentito il nuovo sceriffo! Maledetti bastardi! È così che avete fatto fuori lo sceriffo Coleman? Ma è sicuro che lo abbiamo fatto fuori? E quello chi è? Non ci importa se siete il nuovo sceriffo! Non vi immischiate se ci tenete alla vostra pelle! Questa carogna ha avvelenato i pozzi del bestiame! È vero? Hanno distrutto il mio raccolto, sceriffo! Hanno incendiato la mia casa! Hanno trovato mia moglie sola, questi vigliacchi. E la poverina si è ammazzata per la vergogna, ma ora suo marito andrà a farle compagnia. Lasciate andare quell'uomo. La prossima volta sparerò più al centro. E questo vale per tutti. Mi avete sentito? Carogna! Portalo via, Smithy. Avete sentito cosa ha detto lo sceriffo, canaglie? Da oggi è tornata la legge qui a Mile City. E il primo che cercherà di violarla, allevatore o colono, dovrà fare i conti con noi, con me e lo sceriffo. Andiamo, bastardi, che non c'è d'altro. Andiamo, su! Vieni, avvicinati. Ti stai perdendo una bella scena. Vieni, Fisher, è passato il pericolo. Non è che abbia paura, signor giudice, però io... È il nuovo sceriffo e ha dato una buona lezione agli uomini di Amos. È proprio come lo avevano descritto. Un tipo su misura per prendere il posto del nostro povero Gibson.
scusate, avrei dovuto farle prima le pulizie, ma con tutto quello che è successo oggi. A proposito, ne avete messo del tempo per arrivare? Saranno 2 mesi che il giudice vi ha scritto, precisamente da quando il vostro collega, lo sceriffo Gibson, ci ha rimesso le penne. Pover'uomo, ma voi ve la caverete benissimo. Starete benone qui. C'è un ottimo letto di là e la cucina, e beh, sono io che faccio da mangiare. Ehi, Smithy. Che c'è? Cosa c'è, eh? Hai un po' di caffè? Caffè, caffè, ma che ti credi? Non stai mica in un albergo. Caffè. Caffè. Quello non funziona, sceriffo. Conosci un certo Norton? Trevor Norton? Certo, non è qui da molto, ma si vede subito che è il più in gamba fra i coloni. Io me ne intendo di uomini. Attenzione! Volete una tazza di caffè, sceriffo? Trevor Norton. Già, Norton pensa che i coloni e gli allevatori possano andare d'accordo. È quella carogna di Amos Brownsberg che non la pensa così. E chi è? È il capo degli allevatori. Ha un gruppo di gentaccia ai suoi ordini. Vuole farla da padrone qui a Mile City. Lo avete visto? Non c'è nessuno che abbia il coraggio di opporsi? Oh, sì. Il cimitero ne è pieno. Salve, sceriffo Coleman. Sono il giudice Horace Holden. E questo è Fisher. Vende merci ed è bottegaio. Compra voti ed è sindaco. Giudice! Non è che io compri i voti, ma è che qui la gente mi apprezza abbastanza, insomma. Io sono felicissimo di conoscervi, sceriffo. Vi ringrazio molto per aver accettato la mia proposta. Senta, giudice Holden, io... La paga è buona. E potrebbe essere migliore, perché questo paese è ricco. Volete una tazza di caffè, giudice? Per carità, Smithy, il tuo caffè lo conosciamo tutti, grazie. E devo avvertirvi che il vostro predecessore, lo sceriffo Gibson... Non è morto di morte naturale. Sì, lo so. Però io volevo dire che... Che avete paura? Chissà. Come intendete cominciare il vostro lavoro, sceriffo? Credo che per il momento andrò a bere una birra. Non voglio forzarvi, Farley, e non posso darvi più di $3,000. In questo momento proprio non ho di più. Va bene, va bene. Norton, voglio andare via da quest'inferno. Gli uomini di Amos mi hanno minacciato. Fermate. Cosa desiderate? Un whisky? Una birra. Voi siete il nuovo sceriffo? Così pare. Scusate. Quando uccisero lo sceriffo Gibson, me ne ruppero uno bellissimo, sa com'è. Non ti preoccupare, cercherò di non farmi ammazzare e questo lo faccio per il tuo specchio. Bene, arrivederci, Norton. Arrivederci, Farley. Posso offrirvi un bicchiere, sceriffo? Mi chiamo Trevor Norton. Benvenuto a Mile City. Detto da voi, questo fa piacere. Sembrate un galantuomo. Ho comprato la fattoria di quell'uomo. Io credo che allevatori e coloni possano convivere perfettamente. E voi? Che ne pensate, sceriffo? Forse, separati da un filo spinato. Non ci sarà più filo spinato. Io non sono d'accordo. E non credo che possiate contarci troppo, signor Norton. Sono Amos Brownsberg. Stavate dicendo qualcosa? Che la legge non può stare dalla parte dei coloni. Il Montana è un territorio di allevatori. Non possiamo permettere che degli estranei vengano a stendere reticolati, ad arare la terra. Significherebbe la morte del nostro bestiame. No, Brownsberg. Il Montana è grande. E c'è posto per tutti. Sì, certo. Io posso ragionare così. Ma gli altri allevatori no. Siamo in molti, sceriffo. E ci sono molte teste calde in paese. Sceriffo! Correte, sceriffo. Stanno assaltando la prigione. Vogliate scusarmi, signori, ma la buona conversazione e le teste calde non vanno d'accordo. Guardate, offrire! Non fare l'idiota, riti! Lascio uscire Bill e ce ne andremo buoni buoni!
Andate via subito se volete farlo con le vostre gambe. Faccio volare la testa al primo che cerca di entrare. Basta! Basta! Vi siete divertiti abbastanza. Adesso filate. Andiamo, ridateci via, sceriffo. I veri colpevoli sono gli allevatori. Questo lo deciderà il giudice. Fino allora starà più sicuro là dentro. Perché non arrestate Amos e i suoi? Il bestiame degli allevatori distrugge il nostro seminato. E voi buttate in prigione solo chi cerca di difendersi. Aprite bene le orecchie. Non mi piacciono i prepotenti. Che siano coloni o allevatori. Come volete, sceriffo. Ma vi avverto. O ci fate giustizia voi, oppure ce la faremo da soli. Andiamo. Attento! Ehi, Smithy, sono io. Oh, scusate, sceriffo, non ci vedo bene come una volta. Per poco non rovinavi il mio cappello. Non succederà più. C'è troppa confusione in questo paese e io voglio vivere tranquillo. Appena è buio, fai in modo che quello ti scappi e che trovi pronto un cavallo con delle provviste. Va e vedi quello che c'è da fare. Capisco. E Semmelister, due idioti. T'avevo chiesto due pistoleri e non due fanfaroni incapaci. Avete la lingua lunga. Noi lo abbiamo fatto fuori, lo sceriffo Coleman. Dopo i nostri colpi stava freddo e teso come un pezzo di legno. Ne siete sicuri? Coleman ci arrestò 2 anni fa a Tombstone. Non siamo tipi da dimenticare la faccia di uno sbirro. Ma allora chi è questo ficcanaso? Già che abbiamo cominciato con Coleman, possiamo, se volete, continuare con questo. No. Non prima che io ve lo ordini. Prima devo sapere chi è. Potrebbe essere più utile vivo. E adesso filate. E attenzione, nessuno deve sapere che siete in paese. Girami verso la porta. Girami verso la porta. Qualcosa che non va, sceriffo? Un cavaliere raccoglierebbe la borsa, la signorina. Non ci arriviamo da quassù. Bene. Vediamo se adesso ci arrivate. Coraggio, la borsa. Ora va meglio, vedo che capite la lezione. Grazie. Qualche giorno all'ombra vi calmerà i nervi. Camminate. Questa prigione sta diventando più affollata del salon. Avanti, forza, porgetemi i vostri giocattoli. Su, andiamo, presto, via, dentro. Camminate, dentro, eh? Andiamo, che vi è successo? Non vi è piaciuta la lezione? Fanfaroni. Non cantar vittoria, Smithy. Hai sentito parlare di Brandsberg? Sì, moltissimo, e sto tremando di paura. Avanti, presto, in gabbia, via, svelto. Vi conviene lasciare immediatamente quei ragazzi, sceriffo. Al signor Brandsberg, certo, questo non piacerà. Quello che piace o no al signor Brandsberg non mi interessa.
Questi ragazzi hanno cavalcato per 3 mesi con il bestiame. Ora hanno tutto il diritto di divertirsi. Non credo che quella ragazza la pensi come voi. Quella non è del paese, fa parte di quei miserabili straccioni di coloni che sono responsabili di tutto. I responsabili di tutto sono la gente come te. Prego, si accomodi, in gabbia. Me la pagherete, sceriffo. Me la pagherete. Arrivederci, signorina Sally. Molti saluti a vostro zio. Arrivederci, Fisher, e grazie. Attenzione, attenzione ai gradini. Posso aiutarvi? Voi, sceriffo. Sarei venuta a ringraziarvi. Mi chiamo Sally Norton. Ho conosciuto vostro padre, Trevor Norton. È mio zio, ma per me è come un padre. Vivete da molto tempo con lui? No. Da bambina mi mandarono in un collegio dell'Est. Poi sono rimasta orfana e zio Trevor mi ha presa con sé. Ma adesso scusate, sceriffo, devo andarmene. Bruciare tutto quello che non serve. E domani all'alba cominceremo a stendere i reticolati. Così voi siete il successore di Farley? Così pare. Perché? Sarete dalla nostra parte nella guerra dei reticolati? Sarà meglio che non contiate su di me, sono un uomo di pace. Vedo che Farley vi ha lasciato tutto, anche la sua sporca vigliaccheria. Farò conto di non aver udito. Sono un colono come voi, solo che mi ripugna la violenza, ecco tutto. Fu con noi un nostro nemico! Dalle mie terre. Quando gli allevatori vi attaccheranno, non contate su noi che per scavarvi la fossa. Non cederò alle minacce di nessuno. Voglio vivere in pace. Andiamo! In certi momenti fa piacere vedere quella stella, sceriffo.
Davvero? Oggi in paese mi ha difeso dai vaqueros. Sì? Sembra che siate destinato a difendere tutta la famiglia. Guardate come lo ha ridotto quel selvaggio. Beh, il selvaggio mi sembra ridotto molto peggio. Io ci penserei bene prima di lottare con voi. Mi sopravvalutate. Mi è andata bene, ecco tutto. Noi coloni abbiamo dei pugni duri. Queste non sono mani da agricoltore. Perché no? Le trovo più adatte a usare un revolver che la vanga. Perché non rimanete a mangiare con noi oggi? Qualcosa di semplice, perché non siamo ancora sistemati. Grazie, ma ho degli ospiti che mi aspettano e piuttosto affamati. Un altro giorno accetterò volentieri. Tornerete a trovarci, sceriffo? Potete giurarci. Sono certo che tornerà. Ha fiutato la preda e non abbandonerà la sua traccia. Far questo a me che ho visto venire su questo paese. No, non posso tollerarlo. È nervoso. Questa è una sfida, giudice, capite? Siete molto nervoso, signor Amos. Però quel pistolero con la stella di sceriffo mi conoscerà bene. Non tentate di accostarvi alla cella. Siete così grosso che anche volendo non potrei mancarvi. Ma chi crede di essere? Giudice, com'è punita la mancanza di rispetto verso le autorità? Un mese di carcere, sceriffo. Con diritto alla libertà provvisoria. Sempre che qualcuno paghi la cauzione. Ogni cosa ha un suo prezzo, vero sceriffo? La vita di un uomo è la tariffa delle multe. Calunnia ad un agente in servizio, 30 giorni di prigione o 200 dollari. Potete scegliere, signor Brunsberg. È il massimo della pena, ma la legge lo autorizza a farlo. Sono 500 dollari. Tutto il resto mancia. Molto bene, lo conservi, giudice. Smithy! Apri, sono liberi. Apri, t'ho detto. Liberi. Se fosse per me, marcirebbero là dentro. Canaglie. Avanti, fuori. Su. Allontanatevi. E non fatevi più vedere qui. O non rispondo della vostra vita. Vi avverto, Brunsberg. Se i vostri uomini attaccheranno i coloni, sarete voi a pagare. Se questa è una minaccia, non la temo. Agisco alla luce del sole. A proposito, giudice, qual è il massimo della pena per chi si sostituisce ad un uomo di legge? Nel nostro territorio gente simile si impicca, Brunsberg. Tu va. Datemi retta, amici. Noi abbiamo già teso troppo la corda. Il governo federale potrebbe mandare qui la cavalleria. Stai rammollendo, Pearson. Se ci lasciamo andare, quegli sporchi coloni vinceranno la partita. E per noi sarà la fine. Sai bene che non sono un vigliacco, Barclay. Ma non sono nemmeno un assassino. Ve l'avevo detto che era uno sbaglio uccidere lo sceriffo Gibson. Nessuno potrà accusarci di questo. Amici, Amos Brunsberg ha ragione. Finché lui è il padrone qui, i nostri affari prospereranno. Ben detto, Barclay. Allora, hai buttato fuori dal villaggio quel tipo? Il nuovo sceriffo è un tipo duro, ma gli salderò il conto. Ogni cosa a suo tempo. Ora possiamo sbarazzarci dei coloni senza paura di lui. Non ti capisco, Amos. È semplice. Ho qui dei pistoleri, gente capace. Penseranno loro a buttare all'aria le capanne dei coloni mentre noi conserveremo le mani pulite. Le mani pulite? Ma non la coscienza, Brunsberg. La coscienza non ti infastidiva quando ti arricchivi insieme a noi, Pearson. Ormai ci siamo dentro fino al collo. Carmen ha già dato il segnale.
avanti. Eliminate Norton. E poi bruciate tutto. Altro filo spinato. Giratelo da quella parte. Tu va a vedere di sopra. Assassini, criminali, farabutti. E chiudile la bocca. Ho il cuore tenero. Non mi piace sentir le grida quando brucerà con la casa. Sbrigati, mi sembra lo sceriffo. Bransberg dovrà aumentarci la paga per questo lavoretto supplementare. Sarà uno scherzo farlo fuori. Sorvegliano. Vieni qui e non appena apre la porta, spara. Ti ringrazio. Sia Norton, forse lo stanno attaccando. Grandiata.
uomo solo sa sparare in quel modo. Jim Norton. Guarda. Di Jim Norton ce n'è stato uno solo. Basso, Buck. Che spiritoso. Quel dannato ci ha messo in trappola. Lo prenderemo fra due fuochi. Bene, muoviti per primo. Arrendetevi! Ma è la sua voce. No, non può essere. Per l'ultima volta arrendetevi! Non avete scampo! È lui, Sam. C'è un modo di saperlo. Arrendiamoci. Tu sei pazzo. Se Jim ci ammazzerà come cani. Sì, ma se Trevor perdiamo l'opportunità di salvarci. Altro che pacifista, quell'uomo è davvero formidabile. Deve essere dei nostri. Gli diamo una mano? Andiamo. Abbassa quel revolver. Su, fuori e con le mani in alto. Muovetevi. Avanti. Camminate. Bukes, maledetti. Lasciatemi, sceriffo. Mi dispiace, no? Sarei stato costretto a farvi impiccare. Non sono che due assassini. Avete fatto tutto questo da solo? Beh, la fortuna ha fatto la meta. Ma certo, io non sono un cattivo tiratore. Bella arma. Non è una cosa molto facile trovare un fucile come questo. Lo ha vinto un anno fa a Kansas City. A Trevor Norton vincitore. Arrivederci. Che ci fate voi due a Nord? Ci conoscete? Molto meglio di quanto crediate. Avete bisogno di aiuto, sceriffo? Vi ringrazio, Graham, ma posso fare da solo. Camminate. Andiamo. Ma è possibile che tu non abbia visto che erano disarmati? Nel mezzo della lotta è molto facile sbagliare, Sally. Ci eravamo sbagliati su di voi, Norton. Siete venuto solo per dirmi questo? Qualcosa di più. Prendete voi il comando. Mi obbedirete in tutto? In tutto. Cercheremo sempre di mantenere la pace. Se non è possibile, allora lotteremo. D'accordo, signor Norton. D'accordo. 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 Uomini al passo Cheyenne. Bene, Amos, faremo vedere a quegli straccioni di chi è il Montana. Immagino che sappiate bene che cosa vi aspetta. Ma è chiaro, sceriffo, la libertà, non è vero, Sam? Ma certo, amico. Lo sceriffo non può accusarci di niente.
Solo della morte dei coloni di Norton. Noi andavamo per i fatti nostri quando ci siamo trovati in mezzo alla sparatoria. Ci siamo nascosti dietro le rocce perché la faccenda non ci riguardava. Quei coloni sono stati uccisi con delle 45. E le nostre colte sono calibro 38, signor Coleman. Ci penserà il dottore a stabilirlo. Gli ho portato i cadaveri. Benone, il dottore confermerà la nostra innocenza. Siete poco fortunati. Posso sempre accusarvi della rapina alla compagnia mineraria. Non sappiamo assolutamente nulla di questo. Una brutta faccenda, sceriffo. Jim Norton vi ha accusati. Jim Norton? Ma guarda, se tutti dicono che è morto. Sta buono, Book. Adesso lo sceriffo ci racconta un'altra storiella. Ti ha ritrovato quei $100,000, per esempio. Questo no. Ma ho sentito dire che Jim Norton è vivo. Lascia stare, Sally. Avrai tempo domani. Allora vado a letto. Sono piuttosto stanca. Buonanotte, zio. Riposa bene. Buonanotte. Zio Trevor. Hai visto che cosa è successo oggi? Dimmi la verità, zio. Hai deciso di attaccare gli elevatori? Sta tranquilla. Verrai con me al paese e tu stessa porterai allo sceriffo una proposta di tregua. Grazie, zio. Ti adoro. Soltanto perché amo la pace? Anche perché mi porti al paese. Stavo per chiedertelo. Ah, ho capito. Sei certa che anche lui ti vuol bene? Devi esserne sicura, Sally. Per nulla al mondo vorrei vederti soffrire. Andiamo. Andiamo. Già sapete tutto. Munizioni di tutti i calibri. Norton, dobbiamo parlarvi urgentemente. Aspettiamo nel saloon. Va bene. Andiamo. Sei ancora disposta a fare da ambasciatrice presso lo sceriffo? Certo. Se questo aiuterà a portare la pace. Buona fortuna, Sally. E ne compra pallotto le calibro 38. Whisky. Subito. Troppo movimento di vaqueros e sembra che nessuno abbia sete.
Spendono tutto nel magazzino. Escono con la borsa vuota e la cartucciera piena. Che ne è di Sam e Buck? Il dottore ha trovato nei corpi delle pallottole calibro 38. Se hanno usato quel calibro sono fritti, se no... Li lasceranno liberi. Comprate tutte le munizioni che restano nel magazzino, così eviteremo che le prendano i vaqueros. Io aspetterò qui. Aspetto, signor Norton. No, via mia nipote che sono andata a cercare dei braccianti e tu accompagnala alla fattoria. Su, va. Bene. Riunisci tutti gli uomini disponibili, Gra. Voi pensate che lasciandoli liberi vi aiuteranno a smascherare Norton? Essi credono che il denaro l'abbia lui e vorranno sistemare i conti. Se vi sbagliate, sceriffo, uccideremo un innocente. Sì. E per questo sono indeciso. Ad ogni modo non potremo trattenerli in carcere. Non abbiamo prove che abbiano ucciso i coloni. Certo. Sceriffo, giudice, in questi ultimi giorni ho venduto molte munizioni, ma oggi è stato il colmo. Mi hanno ripulito il magazzino. Gli allevatori? Loro hanno comprato abbastanza, ma adesso è quel colono Graham che ha spazzato quanto rimaneva. Più di 3.000 cartucce. Non è strano che i coloni prendano le iniziative? Adesso è Norton che li guida e questo li ha convinti che vinceranno. Sì. Credo di aver capito. Norton potrebbe avere interesse a far precipitare la situazione. Se dovremo fronteggiare il conflitto fra coloni e allevatori, non avremo più tempo di occuparci di lui. Esatto, giudice. Vado a liberare quegli uomini. Vieni, Smithy. Sceriffo, spero che non dovremo pentircene. Rai. Ah? Avanti, signorina Norton. Chi siete voi? Anche se ci vedete qui, siamo vecchi amici di vostro padre, il signor Norton. Mio padre è morto da 3 anni. Ehi, piccola, non prenderci in giro. Abbiamo fatto affari con Jim per quasi 5 anni. Lo conosciamo bene. È vero. Vostro padre ci parlava spesso della sua Sally. Non siete state educate in un collegio dell'Est? Mio padre non poteva avere niente in comune con gente come voi. L'ingenua. Lo sapete bene che vostro padre era peggio di noi. Va bene, va bene. I gemelli si confondono qualche volta. Che fai qui, Sally? Mi manda zio Trevor. Devo dirti qualcosa di molto importante. Un momento solo. Smithy, apri la gabbia. Possono uscire, sono in libertà. Ve lo dicevo, sceriffo, siamo innocenti come 2 angioletti. Che è successo? Niente. Dimmi che è successo. Che le è successo? Niente, sarà un trucco per farsi consolare da voi. Andiamo via, fuori di qui. Andiamo, avanti, fuori, uscite. Scusate, ma devo ancora lavare i piatti. Allora, cos'è che dovevi dirmi, Sally? Una cosa meravigliosa. Zio ti prega di proporre un patto a tutti gli allevatori. Stabilire una tregua e discutere in tribunale. Puoi dir loro che i coloni non pianteranno più reticolati e strapperanno il filo spinato se la legge decide così. Non è magnifico? Se fosse sincero, sì. Ma certo che lo è. Mio zio è un uomo di parola. Allora, perché ha mandato te invece di venire lui? Sono stata io stessa a chiederlo. Non mi credi. Addio, signor Coleman. Non lo mandiamo al diavolo. Ma certo. Ehi, un momento, amici. Ascoltate. Sì, signor Brass. Datemi una mano e dimenticherò che avete fatto ancora fiasco. Siete troppo buono, amico. Spiacenti, ma stiamo andando al sud. Una cugina di Buche si è ammalata improvvisamente.
occupartene tu, Harry. D'accordo. Sei tu, Sally? Siamo due vecchi soci. Deluso, Jim? Mi avete scambiato per mio fratello. Io mi chiamo Trevor. Non metterla sul difficile. Solo Jim Norton sparava come spari tu. Vogliamo avere quello che è nostro. Vero, Sam? Certo. La nostra parte più tutti gli interessi per il tempo trascorso. Non capisco di che parlate. È finita per te, Jim. Adesso dovrai darci tutto. Dove nascondi i soldi? Parla o ti facciamo a pezzi. Vi ripeto che io sono Trevor Norton. Va bene, G. Adesso parlerai. O se parlerai. Qui non c'è denaro, quassù non c'è niente. Parla! Se volete assassinarmi perché sono fratello di Jim, non c'è bisogno di fare questa commedia. Se era Jim, si sarebbe risparmiato tutto questo. Viene gente, filiamo. Svelto, abbiamo già abbastanza guai con lo sceriffo. Che bel fucile, lui ha rotto il mio. Passeremo al villaggio a far provviste. Devo aspettare? No, grazie. Sono stati gli allevatori. Sono stati due banditi. Mi hanno attaccato di sorpresa. Sam e Book. Come lo sai? Zio, devi dirmi la verità. Ne volete ancora, sceriffo? Non vi piace la mia cucina? Bene, meno a me piace. Ma mi lamento mai. Sceriffo, il giudice vuole parlarvi. Ci sono delle grosse novità. Non ti muovere da qui, Smithy. E tieni gli occhi bene aperti. Accidenti, non gli fanno neanche mangiare un boccone tranquillo. Adesso sai tutto su tuo padre. Io non avrei voluto parlartene, volevo nascondertelo per sempre. Se non fosse stato per quelle due canaglie. Lui, un bandito. Quando seppe che tornavi dal collegio, volle restituire il denaro. Ma quell'atto di redenzione gli è costato la vita. Ti ha ingannato, zio. Se no, quei due banditi non sarebbero tornati a cercarlo. Quei due ignoravano del tutto la decisione di tuo padre. Povero zio.
Continui a pagare per mio padre solo perché ti somigliava. Però tu sei buono e onesto. Malgrado tutto, non devi odiarlo, non devi rinnegarlo. Per colpa sua sei ferito. E lo sceriffo mi ha trattato come una nemica. Sally, non preoccuparti. Vedrai che tutto si sistemerà. E chi vi dice che vi voglio ancora dalla mia parte? Questo fucile, Brandsberg. Ormai è finita per noi, Amos. Sta arrivando il giudice federale. Calmati, Barclay. Abbiamo fatto il gioco dei coloni come dei bambini. Se si celebra questo processo, il filo spinato ci arriverà al collo. Come è successo nel Kansas e nel Nebraska. Suppone invece che Norton ammazzi questo giudice che stiamo aspettando. Sì, ma lo sceriffo? Lo sceriffo non ci sarà. Carven ha portato le prove di quello che sospettavo. Già. Saremo noi, profondamente indignati, a fare giustizia. Ben pensato, Amos. Tutti crederanno che abbiamo vendicato nella persona di Norton l'assassino del giudice. Agiremo quando i coloni saranno nel villaggio ad aspettare l'arrivo del giudice. Impiccheremo Norton e bruceremo la sua casa. Tu, Barclay, ti incaricherai di riunire gli uomini. E noi che facciamo? Voi attenzione. Se sbagliate anche questa volta, invece di $1,000 vi metterò 1,000 cartucce nella schiena. Adesso dobbiamo pensare a regolare i conti con lo sceriffo. Chi sono i migliori tiratori fra i nostri ragazzi? Barney e Carraccio. Perché? Bene. Che provochino lo sceriffo. Se vincono, sarà molto meglio per voi altri. E se vince lo sceriffo? Allora ce ne saremo sbarazzati lo stesso. Se è come penso Django, il bounty killer lascerà il suo biglietto da visita. Fretta. Non ho sentito bene. Sono un po' sordo da quando mi avete fatto questo scherzo. Siete uno sceriffo troppo rapido, con la pistola. Ma forse non è uno sceriffo. Potrebbe essere un pistolero o un bounty killer. Vediamolo subito. Sei tradito, Django. È la tua fine. Attento a quello che fate, Brasper. Quelli hanno cercato di uccidermi. Uccidere lo sceriffo di Miles City. Non sei mai stato lo sceriffo, solo uno sporco cacciatore d'uomini. E qui, nel Montana, i bounty killer come te li impicchiamo. Che aspettate? Farabutti non credevano che avessi la testa così dura. Alzatevi, sceriffo, coraggio, sono qua io, coraggio. È un linciaggio, Brandsberg. Il linciaggio di uno sceriffo, ecco cos'è. Che volete dire, giudice?
Questo non è lo sceriffo Coleman, ma un cacciatore d'uomini. È un impiccagione regolare. Questa mattina ho ricevuto una lettera da Denver. Django Reagan era un agente della compagnia mineraria prima di diventare lo sceriffo di Miles City. Questa è la pura verità. Che volete dire? Secondo la legge, nel Montana il giudice e il sindaco hanno la facoltà di nominare un nuovo sceriffo. E non importa come si chiami, dal momento che dimostra di essere un buon sceriffo. Andiamo. Un momento, Brasber, non è ancora finito. Mi dovete delle scuse, ma avrete il tempo di farmele. Adesso vi arresto sotto accusa di sedizione. Largo! Allontanatevi da qui! Giudice federale. Quello che lo ha ucciso aveva fretta e ha lasciato la sua carta da visita. Trevor Norton. Ma non è possibile. Che ne pensate, sceriffo? Voi lo mettete in imbarazzo, giudice. Quel fucile appartiene certo ad un suo futuro parente. È chiaro, i coloni sono in malafede. Ecco la prova che avevano paura dell'esito del processo. Bisogna fare giustizia e la faremo a nostro modo. Impiccheremo Norton. Sono io che rappresento la legge. Nessuno l'ho ancora condannato. Reagan, quest'arma può essere una prova contro Norton. Arrestatelo. Ve lo porterò, giudice, ma non siate troppo sicuri che sarà lui a finire con la corda al collo. Non c'è un momento da perdere, cerca Sam e Buck. Sally! Sally! Dobbiamo fuggire, prendi l'indispensabile. Non hai sentito? Ma che cosa succede? Perché dobbiamo fuggire? Mi hanno teso una trappola, mi impiccheranno se non fuggiamo. Reagan lo impedirà. È lo sceriffo e dovrà arrestarmi, credimi. Loro hanno fatto le cose per bene, non ho scampo, svelta. Fuggendo vi accuserete. Il mio nome sul fucile è un'accusa sufficiente. Vieni, Sally. Forse è un trucco. Dove avete perso il fucile? Chiedetelo a Sam e Buck, sono stati loro a rubarmelo. Tutto sarà chiarito. Seguitemi, Norton. Credete che sia diventato pazzo? Fermo! Lasciatemi andare. Mi dispiace, ma ho fretta. Un passo ancora e sparo. Dovete aver fiducia in me. No, zio, no! Sarà molto meglio per voi. Non so se faccio bene, ma lo faccio per lei.
Sceriffo, sono stati gli uomini di Amos. Amos è fuggito. Smithy, Smithy, che è successo? Mi spiace, sceriffo. Ho cercato di fermarli, ma loro... Ora ti porto dal dottore. Fuori c'è il mio cavallo. È inutile. Dove vado ora? Si usano altri mezzi. Mi spiace lasciarvi. Siete lo sceriffo più formidabile. Cercherò di fermare Amos e i suoi. Dobbiamo salvare le fattorie. È un suicidio, sceriffo. Aspettate che arrivino Graham e i coloni. Non c'è tempo da perdere. Radunate più gente che potete e raggiungetemi. Ah! Buona fortuna, Regan! Sono in troppi, Regan. Aspettate, vengo con voi. Lo faccio per mia figlia. Eravate riuscito ad ingannare tutti. Perché adesso mi dite la verità? Potete immaginarlo. Un bandito e un bounty killer. Una bella coppia per far trionfare la legge a Miles City. Ah! Facciamola finita con tutti questi straccioni! Avanti! Andiamo, ragazzi! Thank you.
Avanti, alla fattoria di Norton. Avanti. Norton, da dove credete che attaccheranno? Da questa parte è troppo scoperto. Sicuramente ci attaccheranno dalle rocce, ma ho già preso delle precauzioni. Quelli là fuori di arrendersi. Avanti! Basta. Su! Aprirò le spalle. Grazie. Thank you.
Jim Norton! Lo vedi, Sam? È lui. Mi cercavate? Ebbene, sono qui! Scendete! Sono laggiù! Norton è morto! Resta solo lo sceriffo! Togliamoci da qui! Gli sterpi, dobbiamo snidarli. Tu, ma anche tu. Mi restano soltanto 3 colpi. Cosa possiamo fare? Aspettare che salgano. Sta attento! No! Maledetto. Hai portato la dinamite, sì. Dammela. Regan! Mi senti, Regan? Conterò fino a 3! Vieni fuori se non vuoi saltare in aria con la ragazza! È inutile, ci ucciderai in ogni caso. Canaglia. L'hai voluto tu, Regan! 1, 2! Solo! Non ci vedo! Non ci vedo più! Aiutatemi! Siamo arrivati troppo tardi. Ha sacrificato la vita per la pace del Montana. March 24, 1877. Il governatore dello stato del Montana decreta oggi che da questo giorno imperi in questo stato la legge della divisione dei terreni. Qualsiasi persona che entrerà legalmente in possesso di un terreno avrà il diritto di recintarlo con il filo spinato. Dal canto loro, gli allevatori, quando è giustificato che il loro bestiame debba necessariamente attraversare terre di proprietà.